Scegliendo un riempimento trasparente per il pennello, è possibile utilizzarlo come fosse una gomma. Terminato il disegno delle figure in primo piano, creo un riempimento bianco che corrisponda alle loro sagome. Prima creo un nuovo layer blu che copra tutto il foglio. Poi, utilizzando la selezione automatica che lavora su più layer, cancello le parti che non interessano. Successivamente riempio le sagome con il bianco. Raggruppo i layer su cui ho lavorato finora in una cartella che chiamo PP, primo piano. Ora posso concentrarmi sullo sfondo. Dopo aver disegnato le piante, con un pattern predefinito in Manga Studio, disegno le foglie su un layer separato che utilizzerò in seguito. Come in precedenza, realizzo un riempimento per le sagome delle piante. Poi modifico il layer con le foglie, riempiendolo di bianco e aggiungendo un contorno nero con una macro predefinita. Per dare l'impressione di una maggiore profondità, realizzo altri layer di foglie, sempre seguendo lo stesso procedimento. Raggruppo i layer di piante e foglie. Poi aggiungo le ombre. Per separare le figure in primo piano dallo sfondo, aggiungo un contorno più marcato, più spesso per la zucca e meno spesso per il personaggio. Lo stesso procedimento visto si ripete anche per gli oggetti in terzo piano, la casa da cui proviene il personaggio che, attraversando il bosco, si imbatte nella zucca. Modifico la trasparenza del layer con le ombre delle piante per dare l'effetto di una maggiore profondità. Ora comincia la fase di colorazione su un layer a colori. È facile riempire le aree utilizzando le selezioni automatiche dei layer preesistenti, come questi tronchi di colore rosso scuro. Per le foglie utilizzo colori leggermente diversi sui vari layer. Lo sfondo in terzo piano viene riempito con un colore freddo che contrasti con gli oggetti più vicini. Ora sto cercando un riempimento predefinito per il cielo, una scorciatoia per raggiungere un risultato gradevole in poco tempo, come vedete qui. Passo quindi a colorare le figure in primo piano sempre con la stessa tecnica. Sulla zucca applico anche un gradiente violaceo nella parte in ombra. Aggiungo vari punti di luce sulla zucca e perfeziono alcune zone interne alle cavità degli occhi e della bocca.
Lo stesso metodo si applica al personaggio. Qui utilizzo un livello parzialmente trasparente per dare ai colori applicati una tendenza a blu che ho steso sul livello sottostante. Per staccare il personaggio dallo sfondo immagino che ci sia una forte luce di taglio azzurra alla sua destra. Poi trasformo la luce azzurra in gialla, lo stesso colore giallo della zucca, probabilmente dovuto al sole che tramonta, e modifico anche il colore del cielo di conseguenza, una specie di tramonto autunnale come si conviene al mese di novembre. Aggiungo altri dettagli, come la luce sui tronchi. Il disegno è finito, manca solo il colore della firma. In Corel Photo Paint applico alcuni effetti speciali, come una fiamma all'interno della zucca, e un effetto glow dovuto alla luce del sole al tramonto. Sono Alessandro Fusari, grazie per aver visto questo video. Potete seguire i miei fumetti o contattarmi sul mio blog o sul mio sito.